Io sono felice, sono anche orgoglioso, ma questo l'ho detto anche in occasione della terza edizione, né quelle precedenti, che Castel Fiorentino è la sede prescelta per questo 20° anniversario, quindi del premio Fair Play Menarini. Sono però ancora più orgoglioso se penso che il fair play, termine inglese con il quale spesso ci si sciacqua la bocca, è un qualcosa che debba essere maggiormente diffuso in tutte le discipline sportive e non solo quelle sportive. C'è da rendere onore e testimonianza agli atleti che saranno chiamati e premiati nella 20ª edizione e a tutti quelli che sono venuti nelle passate edizioni. Ricordiamo i 20 anni grazie a grandi personaggi del passato, delle edizioni passate, grandi sportivi che amplificheranno ancora di più quello che è il concetto di una 20ª edizione straordinaria per aver raggiunto proprio 20 anni di attività. E i testimonial ugualmente saranno impegnati proprio per dare risalto al messaggio e ancora di più discutere e parlare con la missione che noi ci siamo posti, cioè sulla logica del fair play e i loro valori. Le date sono dall'11 al 13 luglio e la serata finale si svolgerà il 13 luglio. Considerato di mercoledì sera, sempre in piazza del Municipio. E le date confermate riguardano soprattutto la 100 contro 100 che sarà l'apertura dell'evento, poi ci sarà la giornata successiva delle visite, dei ricevimenti e cena di gala, però in anteprima partiremo il 26 di giugno con la mostra dei manifesti olimpici estivi e invernali, trattandosi quest'anno di un anno olimpico perché il 5 agosto partiranno le Olimpiadi di Rio. Abbiamo voluto come amministrazione il mantenimento di questo evento perché riteniamo che al di là dei principi sportivi e dei principi del fair play che hanno fatto di Castiglione Fiorentino anche la città del fair play, vorremmo portare avanti quel progetto di promozione turistica attraverso eventi così importanti, così internazionali, che permettono di trasmettere il nome di Castiglione Fiorentino al di là dei confini provinciali o regionali.